Buon anno Gianni, anno nuovo, vecchio Modena. Buonasera Gianni, benvenuti al post partita di Frosinone Modena. Frosinone batte Modena 2-1, gol al 64esimo di Insigne, al 68esimo di Caso e al 88esimo di Strizzolo. Primo gol del Modena, benvenuto a Strizzolo. E tra parentesi, grande gol anche di Paolo a Cagliari, ovviamente non era un gol ricercato ma ha fatto una bellissima palombella. Visto che colgo l'occasione subito di dirlo, faccio gli auguri a Paolo per la sua nuova avventura a Cagliari, gli auguro un gran bene e che possa ritagliarsi tante soddisfazioni, dato che qua a Modena insomma aveva concluso la sua parentesi ed è giusto così che sia andato dove meglio lui credeva per cercare di risollevarsi, perché fisicamente ma soprattutto psicologicamente era a terra. Comunque, vediamo la nostra partita che, come dicevo nell'intro, anno nuovo, vecchio Modena. Questa partita è la sintesi perfetta dello stato del Modena, di come è il Modena, una squadra che se non mantiene una concentrazione come l'ha mantenuta per 95 minuti, come contro il Südtirol, può subire gol, quindi ne ha subiti due, uno dietro l'altro, colpa di due errori grossolani. Diciamo che la prima rete, bravissimo Grosso, aver messo dentro Insigne e Caso, che sono gli autori dei due gol, ma nel primo gol c'è stato un po' un erroraccio tra Pergreffi e Silvestri, Insigne ne ha approfittato, poi nel secondo gol siamo un po' troppo sbilanciati in avanti, un errore, ci siamo fatti imbucare, abbiamo preso il secondo gol, lì non abbiamo mantenuto la concentrazione, abbiamo concesso due occasioni da rete al Frosinone, le ha concretizzate al massimo, ma è in Modena uno dei migliori attacchi, per cui ha timbrato il cartellino anche contro un avversario che ha la miglior difesa come Frosinone. Quindi è la sintesi perfetta di come è il Modena, squadra che se non rimane concentrata prende gol a chiunque, ma è una squadra che fa sempre gol, per cui ha fatto gol anche all'88esimo e potevamo anche rischiare di pareggiarla. Duca aveva fatto quel gran tiro, è andato sopra la traversa. Peccato che c'è stato un po' un attacco un po' sterile, soprattutto nei trioli davanti del primo tempo. Diove è stato desaparecido, proprio Anghera neanche ancora in campo. Diove, Giovannini ha fatto quel bellissimo tiro nel primo tempo, però hanno fatto fatica, hanno fatto molta fatica. Nel primo tempo è stata una partita molto, molto accorta da entrambe le squadre, c'è stata un'occasione per parte fondamentalmente, una con Giovannini e l'altra con Mulattieri, no, forse un altro che francamente non mi ricordo, dove Gagno aveva risposto bene con la manona, però sì, lì davanti facevamo tanta fatica perché Dio non riusciva ad essere innescato in velocità, che è la sua arma migliore. Anche lui non è che si è fatto aiutare di tanto per cercare di farsi servire il pallone, ma insomma, non è stata la miglior partita di Dio, l'ha sgomita un po', ma ha fatto poco. E Giovannini si è comportato bene, ovviamente entrando in campo Luca Tremolada, la qualità è aumentata tantissimo di davanti, ma mi fa piacere, tra parentesi, anche il gol di Strizzolo, che è entrato bene, è entrato con una buona personalità, con un buon piglio, penso che giocherà Strizzolo, è un giocatore che magari serviva, secondo me, per dar fiato un po' e per cercare una caratteristica diversa in avanti che forse non abbiamo completamente. Bonfanti un po' altalenante, non sai mai se puoi affidarti a lui per diverse partite, quindi penso che giocherà molto Strizzolo. E non mi è dispiaciuto Falcinelli, però purtroppo siamo sempre lì, se noi non manteniamo la concentrazione prendiamo gol. Ponzi e Coppolaro non una delle migliori partite onestamente, i due terzini è un po' un tasto dolente, perché
C'è poca qualità. Ponzio, che è un giovane che deve crescere, tante cose. Renzetti sembra che non è che rientra tanto nei pieni di Tesser. Ha fatto una partita alla Ponzi, cioè non ci aspettiamo che faccia la fascia, metta dei cross di grande qualità lì davanti. Non ha una grande personalità, fa il compitino, però insomma, se ci aspettiamo uno step in più, una qualità in più da Ponzi, ora come ora non la possiamo avere. Con Coppolaro, onestamente, sì, difensivamente oggi ha un po' sofferto, comunque aveva caso, aveva frabotta, non erano avversari semplici, però qualitativamente anche lui lì davanti anda poco. Insomma, è un bel tasto, qualche innesto dovrebbe essere messo su quella fascia per dare maggior qualità, cioè veramente abbiamo. Il modulo di Tesser è un modulo che, ok, cerca sempre la qualità lì davanti con il doppio trequartista, cercare di fare un bel fraseggio, un bel possesso palla, magari cercando la bucata in centrale, però con un 4-3-2-1, 4-3-1-2, comunque l'albero di Natale implica che i terzini devono avere una grande qualità lì davanti, in fase offensiva e anche in fase difensiva, per creare superiorità numerica, insomma. Io la fase dei terzini va rivista bene e cercare anche qualche innesto perché veramente facciamo poco in fase offensiva, nonostante facciamo sempre gol, però si vede che qualitativamente non ci siamo appunto con i terzini. E ripeto, sì, secondo tempo abbiamo avuto quel blackout di quei 5, 7, 8 minuti che ci hanno imbucato. E poi dopo abbiamo cercato di reagire, abbiamo anche concretizzato col gol di Strizzo, appunto, ma soprattutto con l'ingresso Tremolada. Questa è una squadra che se non gioca Tremolada, posso anche definirla Tremolada dipendente, senza alcun ombra di dubbio, perché comunque Tremolada è il miglior assist man, e perdiamo molta qualità lì davanti. Questo Tirol è andata bene, perché comunque tutta la squadra ha giocato concentrata 95 minuti, ma con un avversario del genere. Serviva comunque un giocatore che accendesse la luce con qualche giocata, cosa che Tremolada ha fatto con quell'assist per Strizzolo. Comunque, archiviamo questa sconfitta, era una sconfitta che io comunque mi aspettavo questa prestazione dal Modena, come ho detto all'inizio video, questa prestazione è lo specchio del Modena attuale. La partita da non fallire è la prossima, quella con il Cosenza. So che Modena potrebbe anche pareggiare con Cosenza, andare a vincere a Terni, però ragazzi, dovremmo affrontare l'ultima della classe, se non sbaglio. Quella lì bisogna timbrare a Cartlane, bisogna fare i 3 punti. Non c'è santo che tenga, io spero che ogni volta che lo dico non porto male, ma con il Cosenza dobbiamo vincere, perché è fondamentale battere Cosenza, perché ripeto sempre che questo mese e nel mese di febbraio abbiamo delle partite infernali, quindi mettiamo il fieno in cascina. Il presidente ha detto che va ottenuta una salvezza tranquilla, cosa che sono completamente d'accordo. A me i playoff, puntare playoff va bene, tanto meglio se vengono. Ma guardiamo la quintultima posizione, non stiamo a guardare playoff, prima ci salviamo e meglio è, perché questo è il nostro campionato. Leviamoci dalla testa di puntare playoff, che onestamente non è cosa per noi con questo tipo di rosa. Badiamo al sodo, badiamo alla salvezza. Dai gialli!